Ciao a tutti e bentornati al consueto appuntamento su Punto TV di Punto Cinema. Io sono Fabrizio Leonetti e anche oggi parleremo dei film, diciamo, in uscita nelle sale cinematografiche. Faremo una carrellata su quelli che io ritengo i film, insomma, più interessanti di cui poter parlare. Iniziamo con Suffragette, un film ambientato nella Londra dei primi del secolo, dove queste donne, appunto chiamate con spregio suffragette, iniziarono a prendere coscienza di sé e decisero che sarebbero dovute essere padrone del loro destino. Erano capeggiate da questa figura molto iconica che si chiamava Emmeline Blunthorst, qui interpretata, si dice, solo per 2 minuti dalla grandissima attrice Meryl Streep, mentre Carey Mulligan interpreta questa ragazza, questa giovane donna che lavora in questa lavanderia. Addirittura lei c'è nata perché la mamma lavorava, stirava, subendo ogni tipo di pressione, sia psicologica che fisica, con lei legata dietro la schiena. Quindi il personaggio interpretato da Carey Mulligan, da quando aveva 7 anni, lavorava a part-time, diciamo, e da 12 a tempo pieno in questa lavanderia. Piano piano lei si avvicinerà ad altre donne, a queste suffragette, che la coinvolgeranno poi in pieno nella lotta, soprattutto per quello che poi appunto doveva essere il diritto al voto. Non arrenderti. Non smettere mai di lottare. Londra negli anni 60. Tutti avevano qualcosa da raccontare sui Cray. Entrando in qualsiasi pub potevi sentire qualche voce su di loro. Ma io c'ero e non sono avventata con la verità. Erano fratelli, uniti più che dal solo legame di sangue. Erano anche gemelli. Già nel 1990 il regista Peter Medak aveva portato sullo schermo la storia dei gemelli inglesi che nella Swinging London, cioè la Londra degli anni 60, aveva terrorizzato un po' tutti con violenza, traffico di droga, eccetera. Il film era I Corvi, interpretato dai fratelli degli Spandau Ballet, i fratelli Camp, e la grande attrice del teatro becchettiano inglese Billie Whitelaw nel ruolo di questa madre ipertesa e iperprotettiva. Il film Legend, dello sceneggiatore premio Oscar per L.A. Confidential Brian Helgeland, è invece interpretato nel ruolo proprio dei due gemelli da uno degli attori più importanti del momento, nonché uno dei miei preferiti, se non proprio sincero, Tom Hardy. Tom Hardy qui recita così bene il doppio ruolo da non dare mai l'impressione, così si è espressa la critica internazionale, che sia un effetto speciale. L'avevamo conosciuto nel film Bronson, per esempio, in cui faceva questo delinquente appunto tutto tatuato e che nel carcere ne fa di tutti i colori. L'avevamo apprezzato nella sua sublime interpretazione del film ambientato tutto in una macchina. Pensate, lui è solo in questo film che si chiama Locke, del regista Steve Knight, in cui questo personaggio maschile appunto gioca tutte le partite esistenziali, si prende tutte le sue responsabilità nell'amore, nella famiglia, nel lavoro e anche quella della paternità. Poi l'abbiamo apprezzato come non protagonista nel ruolo del cattivissimo Fitzgerald nel film Revenant di Iñárritu. Qualcuno lo ha paragonato al film di Adrian Lyne dell'87, Attrazione Fatale.
Regali da uno sconosciuto è il film che segna l'esordio come regista dell'attore Joe Edgerton, l'attore australiano qui presente anche nel cast. Rebecca Hall e Jason Bateman sono una coppia che conduce una vita molto tranquilla fino all'incontro casuale di Simon, il personaggio interpretato da Jason Bateman, con questo apparentemente sconosciuto Gordo. Gordo in realtà rivela di essere un suo vecchio amico e incomincia con regali sempre più inquietanti e con lettere anche a inserirsi nella vita della coppia fino a sconvolgerla letteralmente con un segreto datato 20 anni prima. Un segreto sconvolgente che cambierà totalmente la vita di tutti. Robin, il personaggio interpretato da Rebecca Hall, sarà perciò costretta a chiedersi quanto bene conosciamo le persone che ci sono vicine e quanto si possa poi mettere alle spalle il proprio passato. Non è finita. Simon, dopo anni ero disposto a dimenticare il passato. Quel che è stato è stato. Che vuol dire? Non ne ho idea. Simon dice una nuova casa. Simon dice una bella moglie. Simon dice... Pensi di aver chiuso con il passato, ma il passato non ha chiuso con te. Cast All Stars nell'ultimo film dei fratelli Coen, Ave Cesare, dove Josh Brolin interpreta Eddie Mannix. Eddie Mannix, chi è Eddie Mannix? Lui fa il fixer, cioè colui che deve salvaguardare la privacy delle stars da qualsiasi scandalo, da qualsiasi imbarazzo. Accanto a Josh Brolin c'è questa star interpretata da George Clooney che scompare, rapita addirittura da un gruppo che si autoproclama il futuro, un gruppo di comunisti. Se avessimo... Ah, fede! 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 Stop! Signor Mannix. Che succede? Il regista non trova Baird Whitlock. Me l'hanno infilata sotto la porta. Abbiamo la tua star. Metti insieme $100,000 e aspetta istruzioni. Chi siamo? Il futuro. Vorrei sapere che diavolo succede. 20 milioni di lettori vogliono la verità, Eddie. La verità? Sì. Eddie? È un dramma, Mannix, un vero dramma. Signor Mannix, so che sembra folle, ma qualcuno chiama dal futuro. Oddio. Ti chiedi che succede? Dopo un giro trionfale nei festival di tutto il mondo e vari riconoscimenti soprattutto al regista Andrew Hay e all'attore esordiente Tom Cullen, arriva finalmente dal 2011 nelle sale italiane con sottotitoli appunto in italiano il film Weekend. You look like you want to kiss me. I do. Go on then. Well, you know what it's like when you first sleep with someone you don't know. Il regista ha affermato che Weekend è incentrato su due personaggi che cercano di capire chi sono e cosa vogliono dalla vita, come riescono a mostrarlo al mondo e ad adattarsi all'ambiente circostante. Questi problemi non riguardano solo l'essere gay, ma come ciascuno di noi si definisce sia in pubblico che in privato. Il film si eleva quindi a simbolo dell'amore come incontro di anime lungo cammini separati. Weekend è stato accostato al film Prima dell'alba, perché questi due ragazzi un venerdì sera si incontrano e dopo una notte di sesso, droga, alcol e divertimento scoprono che ci potrebbe essere qualcosa di più. Ma uno dei due ha ormai fatto il biglietto per gli Stati Uniti e per andare incontro ad una nuova vita. Have a boyfriend right now. Why can't you just understand that some people just want to be happy? Are you happy? Can you remember what you wanted to happen? I just thought
that we were having a really nice time. Grazie per avermi seguito e arrivederci alla prossima puntata da Fabrizio Leonetti. Ciao!